Sbaglio colpo. Sì. Asini? Sì. Treno giù di là. Qua cinghiale un disastro. Come lì te vai adesso ieri c'eramo su lì al Belmonte. Prima era proprio bello. Adesso dove rugano i cinghiali? E che è sotto quella cera lì comincia a far frena e l'acqua ruzza, viene rovinato tutto. Tutto. E i cinghiali non è... Disastro. Non sono anche pericoli, A me mi capitato 3 anni fa, eri venuto di alta via, venuto giù in paina. Avevi solo un cane in tre, fortuna il cane è andato dall'altra parte. Aveva paura, è andato. Dopo tornai in tre il cinghiale, come mi hai visto è venuto giù dritto. A attaccare. Sì, dopo che l'ho picchiato con il pastone, busà, si fermò, dopo è andato su, aveva 4 piccolini. Ah, ecco perché. Magari lì, dove salti lì? Lì sei una pianta, se no... E i sassi c'è più svelto lui come te. Ma in alto comunque lì. Sì. Ma sono per tutto, fino a Cardinel vanno. Ma va? Sì, è fuori di là, attraversano il fiume, vanno fuori dove c'è tutti quelli pricli, se te vedi ogni tanto sono fuori, per tutto vanno. Sa che gruppi viene in giro? Non è proprio così tanti. Anni prima erano pesè, come adesso. Ma adesso si vede quello buono, quando già raspa fuori tutto. Adesso stanno tanti pisce bassi. Giù in mezzo al bosco così? Sì. Ah, se no, pericolo. L'altro giorno c'eri su, appena fuori lì, avevi i cani in tre, e si vede i cani c'erano avanti, visto, passato via di me, con il pastone potevi quasi dare la luna, con la bocca aperta, voleva ciappare un cane. E avevo i cani. Ma era grosso lì? No, non era neanche tanto grosso quelli. Quello lì aveva forse 60-70 kg. Non è proprio grosso. Per un cane è una vera. Sì. Ah, voi cani. Menati. Filano, bagai. Ah, scappano via. Sì, già capiscono, Capiscono. Non è. E come anche dove c'era dentro il topà, è ruga per tutto. Io ho visto sul Bregagno il disastro che hanno fatto. Sì. Impressionante. Impressionante. Sì. Proprio arato. Per dire no, cioè anche dove passi adesso fuori, dove dentro quei 2 o 3 capretti nani. Porco ma voi! Sì, dopo ve lo faccio vedere. Disastro. Anche dove c'è quell'uomo lì, dentro lì, 2 vacche o sì, 3. Cesare, sì, anche lì, tutti anni, non può neanche segare. Ma dappertutto, anche a suo unione. Io dico sempre, come il sindaco quando parlavamo così, ha detto che bisogna tenere un po' di paesaggio suo per dire mi è passato i pego sporcano così. Allora mettiamo un ricinghiale, quelli vengano in casa. Ma tra un po' arrivano giù. Quelli fanno in casa disastri, quelli non c'entrano niente, quelli vanno bene. Allora, dove siamo arrivati? Siamo finiti. Me lo spiegavo stamattina, adesso, mica qua la giornata che passa. Siamo finiti. 20 minuti di paese che attraversa lui. Sì, e siamo finiti, è una roba, una vergogna.